In questo video in particolare vediamo tre esercizi da fare per migliorare quella che è la forza veloce e la forza esplosiva, che assolutamente sono fondamentali se vuoi poi correre veloci. Quindi iniziamo subito. Esercizio numero 1, facciamo una sorta di squat jump, e quindi la posizione è sempre quella consigliata nello squat normale, quindi la schiena rimane bella retta, dritta, quindi la schiena rimane dritta, ci chiniamo portando indietro quello che è il bacino e andiamo a prendere il nostro kettlebell in questa posizione. I piedi, mi raccomando, devono essere dritti, rimangono dritti, quindi ci andiamo giù, guardiamo sempre bene in avanti. Quando siamo in questa posizione diciamo 1, 2, 3 e facciamo un bel jump, 1, 2, 3 e facciamo un altro jump. Quello che è importante è assolutamente, quando atterriamo, atterrare con tutto il piede, con tutta la pianta del piede, prevalentemente siamo più verso il tallone, ok? E questo è assolutamente importante per salvare ginocchia, schiena ed eseguire correttamente poi l'esercizio. Te lo faccio vedere dal lato, quindi schiena dritta, andiamo indietro con il bacino, andiamo a prendere la nostra kettlebell, guardiamo in alto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo esercizio è assolutamente importante per migliorare quella che è proprio la forza esplosiva, e ti consiglio di fare serie con relativamente poche ripetizioni, quindi dai 3 ai 5, massimo 6. Le ripetizioni devono essere fatte massimali, quindi belle potenti, se lavoriamo sulla forza esplosiva, quindi devi esplodere, no? Come dice la parola stessa, quindi esplodiamo. Le serie da fare sono 3 serie, proprio se sei proprio molto allenato arriviamo a 5 serie, proprio 5 serie da 6 se proprio il massimo. Iniziare con 3 serie da 3 mi sembra assolutamente un allenamento, una quantità perfetta. Esercizio numero 2, l'esercizio numero 2 è assolutamente un classico da fare con il kettlebell, ed è questo, quindi schiena sempre dritta, ci chiniamo per prendere il nostro kettlebell e facciamo una sorta di campana, che qua i piedi mi raccomando dritti, schiena dritta, guardo in avanti e cominciamo a dondolare, andare avanti e indietro, e quando cominciamo a dondolare abbastanza andiamo indietro e spingi in avanti, andiamo indietro e spingi in avanti, le braccia rimangono assolutamente tese. Quello che devi fare è spingere molto bene con i quadricipiti e assolutamente con i glutei. Te lo faccio vedere anche dal lato, ed è questo, comincio a dondolare e scendere sempre di più con le gambe, le braccia rimangono belle dritte e tese e cominciamo a spingere sempre di più, tac. E quando vai su cerchi di spingere in modo potente con i quadricipiti e con i glutei. Pam! In questo modo, ok? Esercizio numero 3. L'esercizio numero 3 è assolutamente uno dei miei esercizi preferiti con il kettlebell, un esercizio che assolutamente ti consiglio se vuoi aumentare quella che è la tua forza esplosiva. Questo è assolutamente uno dei migliori esercizi, forse in assoluto, e quello che è da fare è, ci mettiamo in questa posizione, vediamo il nostro kettlebell, cominciamo a partire dalla posizione del mezzo squat e cominciare a tirare su le spalle e posizionare il peso in questa altezza. Il peso durante la durata dell'esercizio ti consiglio di fare serie con ripetizioni da 3, 4, 5, anche qui non più di 6 massimo ripetizioni. Il peso rimane sempre lì dov'è, e noi infatti intanto facciamo degli squat jump, quindi il peso è qua e rimane qua. Facciamo questo, 1, 2, 3, te lo faccio anche vedere dal lato, è questo, il peso rimane qui, e noi sentiamo 1, 2, 3, ok? Mi raccomando che in questo esercizio fai delle serie, l'importante è fare le ripetizioni, devono essere assolutamente esplosive, deve essere veramente molto molto potente perché sia efficace. Questo è un esercizio assolutamente tosto, lavoriamo un po' con tutto il corpo, quindi lavoriamo anche molto con la parte superiore, con le spalle e con la schiena, e assolutamente mi raccomando cerca di eseguire questi esercizi in modo assolutamente corretto. Se hai qualcuno che ti può guardare, qualche allenatore, fatti vedere, in modo perché è veramente, veramente assolutamente importante. Come poi è sempre importante la tecnica è importante in tutto quello che facciamo, sia quando corriamo che quando lavoriamo in palestra, che quando facciamo comunque tutti gli esercizi. Io con questo ho finito, ti invito a iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, come ti invito a cliccare
mi piace su questo video se ti è piaciuto. Per il resto ti abbraccio e ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!